Ciao a tutti ragazzi della linea, ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Kena Bridge of Spirits. Nell'ultimo video, finalmente, siamo arrivati, abbiamo sconfitto il primo vero boss del gioco, che appunto è stato Taro Corrotto. Bellissima boss fight, sia per quanto riguarda il suo moveset, sia per quanto riguarda il significato generico e anche la colonna sonora che trovo magnifica. Prima di cominciare, come al solito, lasciate un like ed eventualmente iscrivetevi per seguire tutti i miei contenuti. Allora, andiamo avanti, senza indugi. Avevo fatto anche le prove. Prove che ci permettono appunto di sbloccare costumi per Kena e anche amuleti aggiuntivi, eh. Ora, ci dovrò riprendere la mano perché è un botto che non ci gioco. Sto giocando un botto di roba contemporaneamente e questo non aiuta di sicuro. Allora, non subire danni. Dovrebbe darmi. Vedete che mi dà una ricompensa se non subisco danni, mi sa che è un amuleto. Io quasi quasi proverei, avevo detto che provavo. E poi andiamo avanti eventualmente con. E poi andiamo avanti con la trama. Tanto le prove le posso sempre recuperare anche in un secondo momento. Ma il problema è che non subire danni qua non è proprio simpatica. Adesso ho tutte le tempistiche. Devo riprenderci la mano con le tempistiche e tutto. Anche perché, ripeto, abituato a Ghost of Tsushima, abituato a giochi che sto facendo adesso. Mazza. Tra l'altro mi devo ricordare le abilità che ho sbloccato. Allora, il martello Root l'ho sbloccato. Poteva rilasciarmi le cose che ho caricato nella prima roba, però almeno. No. Preferisco giocarla safe, ma evitare appunto di farmi colpire, altrimenti dobbiamo fare tutto, rifare tutto. Azz. Ma sono coglione allora io. Cazzo. Dai. Vedete, devo rifarlo. È un po' una rottura effettivamente. Certo, sono cose opzionali che non c'entrano nel platino, ma sta smania di mettere le cose no damage nei giochi deve finire. Questo per colpa dei ritardati che pensano che per essere bravi in un gioco bisogna per forza fare le no damage. Sono una cosa opzionale, sono una cosa che rompe il gioco oltretutto. Il gioco ovviamente non è che si predispone per fare un nano damage. Certo, poi ci sono giochi dove magari ci sta anche farlo, però. Diciamo così, va. Di base, è una roba che va di moda negli ultimi anni, questi giocatori che si fanno i fighi per fare l'nano damage. Posso prenderlo questo? Ah, se lo prendevo dopo. Bastardo. No, quello là. Quello mi lancia le cose, devo fare attenzione. Calma. Non voglio rischiare le parate perfette qua, fanculo le parate perfette. Quando uno è pirla, è pirla. Non mi ricordo se sono tre o quattro ondate. Ah, troppo lontano. Via! Dai! Però sti colpi col tracking. L'avevo schivato, non me ne frega un cazzo. Il colpo che si allunga all'ultimo. Vabbè, dai, lo facciamo poi, raga, se no ci perdo troppo tempo, più che altro.
si può recuperare anche in un altro momento. Su un PG boss entro 3 minuti, usa 0 fiori curativi, quindi qua posso prendere danno. Bisogna usare la zona morta. Ma questo lo possiamo anche fare, dai. Ricordate sto boss? L'avevamo affrontato anche nella trama, eh? Con un coglione. Doppiamente coglione. Che cazzo sto facendo? Sto giocando di merda, ecco cosa sto facendo. No, 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 quello. Ho preso. Vabbè. Non è che un colpo sono morto. Ok. La rottura di coglioni di sta boss, vedete che continuano a cagare. Perdonatemi. Continuano a uscire sti cazzo di nemici. Lo trovo un po' un abuso perché il gioco è già difficile, non è che c'era bisogno di mettere tutti sti cazzo di nemici. Porca la puttana di vostra mamma, quella grande troia, vero? Troia la vostra mamma. Avevo fatto una parata perfetta, ma fa niente, va bene così. Riproviamo. Ho giocato male all'inizio, ho giocato pessimamente all'inizio. Molto male. Pensavo di aver parato. Ok. No. Ho fatto una giocata decente. Merda. Vedete, sta cosa che è una prerogativa di Kena tutti sti cazzo di nemici, però anche se non mettevano tutti sti cazzo di nemici a rompere i coglioni, non è che il gioco era facile, anzi, lo rendevi più godibile. Devo colpirli quello lì dietro se riesco. Ma che cazzo? Sì, vabbè, che stronzata, dai. Direi, parata perfetta. Devo riuscire a colpire. Non l'ho colpito, cazzo. Ok. Dai. Ok. Bene. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Alla grande. Tutti e tre gli obiettivi in un colpo solo. Vi ricordo che ovviamente non siete obbligati a fare i tre obiettivi in una sola volta. Potete farne anche una volta. Nuovo cappello rotto disponibile. Spero davvero in un sequel per questo gioco perché secondo me è un prodotto veramente meraviglioso. È una perla sto gioco. Questo è difficile. Ce lo facciamo avanti. Allora, andiamo avanti con la storia, va? Ah, appunto, devo parlare con lui. Che ci deve dare una nuova maschera, appunto, che ci permetterà poi di accedere a questa zona. E dobbiamo andare anche a consegnare la posta spirituale, oltretutto. Qua manca un cappello, vallo a trovare. Qua un rot, chissà dove cazzo è. Ah, fatemi controllare una roba. Ah, c'è anche questo. Taro rests with his siblings now. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. I know it was time for Biddy and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help.
We give up a part of ourselves. When they move on, the bond still remains. The path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Un abile artigiana viveva un tempo nel nostro villaggio, costruiva strutture che superavano un'immaginazione. E appunto dove dovremmo andare ora e ne parleremo dell'artigiana, non vi spoilerò chi è. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. A parte che lo dice, cerca il suo spirito tormentato nei campi oltre al magazzino, quindi potete intuire. Maschera di Adira. Perché dice il falegname? È maschile, è una donna lei, eh? L'artigiana corrotta. A parte che il falegname si può usare anche per il maschile, però. Leggero calletto di frame. Maschera. Ok, no, devo andare più vicino. Bene, anche questa zona qua al momento non si potrà fare tutto perché ci manca un'abilità. Cosa volevo fare? Che l'ho detto prima, mi sono già dimenticato, porca troia. Ah, la posta spirituale, ok. Di qua. Vedete là? Sbloccheremo a breve l'abilità che ci permetterà di attivare quelle piattaforme che vedete là che brillano. Tra l'altro una delle abilità più utili e potenti del gioco, ragazzi. Ok, qua adesso purifichiamo. Fatemi controllare se no. Ok, devo per forza purificare. Tac. Perfetto. Allora, vediamo qua cosa c'è. Quello. Ah no? Tutto qua? Sì. La colonna sonora di questo gioco, boh, è una roba allucinante, ragazzi, è una roba allucinante, veramente. Oh, qua c'è un Rot, mi sa. Mi richiamavo Root nel primo video. Ok, là si potrà accedere poi, perché questa è una shortcut. Però devo togliere la corruzione. Oh, questo. Meno male perché non l'avevo vista. Alcune robe sono veramente imboscate. Io sinceramente, l'ho già detto in più video, lo so, spero che qualora dovessero fare un secondo capitolo non sia dispersivo come questo, cioè Kena secondo me è un gioco dove si può avere anche una mappa più piccola di questa, basta fare il mondo più grande, cioè più grande non intendo, con più location intendo, e il gioco è fatto. Thank you.
Ad esempio qua vi faccio vedere, vedete? Qui ci servirà un nuovo potere e qui c'è un rot da prendere. Questo forse lo posso già fare adesso, però mi serve la lacrima, che non so dove sia, mi pare di là indietro. Allora qua, se volete, possiamo fare sto discorso qua, come cazzo si attiva, ok, così. E qua potete sparare per ottenere le gemmette. Uno, sì, l'ho preso, sì. Due, dovrebbero essere tre o quattro, non mi ricordo con precisione. Tre, quattro. Poi lo potete anche lasciare andare quello. Cioè, vedete, è bello, però cazzo, si è dispersivo. Questa manco l'avevo vista. Bene. Questa qui c'è un rot. La prima volta potreste non farci caso, ve l'ho detto, dovete vedere le farfalle viola, vuol dire che lì c'è un rot da prendere. E la mappa non è che aiuti molto, cioè rimane comunque dispersivo. Non c'è nulla, andiamo via. Sì, forse adesso un filino mi oriento meglio, ma perché ho già giocato il gioco una volta. Quello è un portiere benedetto, adesso lo prendiamo subito. Lì si andrà molto avanti, è di lì, eh. Sono le fasi finali del gioco, quelle. Cioè, di là, per intenderci. Allora, facciamo il forziere. Almeno non ci pensiamo più. No, cazzo. Questo è un problema. Questo è un grosso problema. Porca troia. C'è un problema per questo. Pure per quello che mi sta cagando la minchia. E la menata è che qua, questa qua, continua a far spawnare nemici. E a cagare ste bolle che sono un tumore. Adesso mi sto incazzando veramente tanto. Ma vai a fanculo, va, vai a fanculo. Ripeto, sto gioco ha il problema che ha un abuso di nemici inutili, cioè mettono 2000 nemici, allora questi non è che erano tanti, ma sono nemici difficili da fare contemporaneamente, no? Ma che ci ho perso anche un po' la mano adesso. Il problema è che adesso devo tornare là come un pirla. Guarda che è qua vicino. Adesso vado a giocarmela meglio. Cioè, è più difficile fare sti tre nemici che taro corrotto, eh. A momenti. Che è tutto un dire. Sai che era? Era uscito un... No, ok, save.
però la visuale. Ah, che palle. Come faccio? Che cazzo sta succedendo? Sì, vabbè, dai, che stronzata, l'ho schivato, dai. Lo colpi quello. Si sta rigenerando. La roba, vedete, continua a far spawnare nemici. E qua, ma non ho fiori curativi da usare, seriamente. Calma. Devo stare calmo. Non ho fatto in tempo. A parte che ci posso tornare anche effettivamente quando sono un po' più potente, a dire il vero. Non si fa in tempo, vedete, perché poi si cura la merda. Il trucco è fare fuori prima questo. Tanto non mi sono curato. Coglioni che sono. Mi sto incazzando veramente tanto. Guarda che bastardo lurido. Poi la visuale non è mia amica. Per un cazzo. Perché mi chiama il cazzo, più che altro sono le robe lì. Dai, che stronzata. La cosa che lo si colpisce e va avanti a colpire è una minchiata atomica. Cioè, se va avanti con la sua cura del cazzo è una stronzata. Qual è una stronzata? Dai! E schiatta, manca solo lui. Calma. Cioè, quando sta facendo la roba che... Dai che ci dovremmo essere. Che si sta curando. Se io lo colpisco deve smettere la cura. Cosa vuol dire che va avanti a fare la cura? Poi vabbè, in qualche modo l'avete visto che abbiamo fatto. Ho perso un po' di tempo. Cioè, va bene che si curi, però se lo sto pestando deve interrompere la cura su di esso. Non so se colpendo la bacchetta, avete visto che la bacchetta diventa verde? Io l'ho provata a colpire con la freccia, devo provare la prossima volta, però non so se funziona. Quantomeno datemi un punto debole per interrompere la cura, proveremo la prossima volta. Adesso mi sono fatto un attimo prendere dall'incazzatura. Ma qua... Dov'è che prendo... La lacrima. Allora, andiamo qua dentro. Non c'è nulla, mi sembra strano. Infatti. Qua veramente in questo gioco bisogna muovere spesso la visuale perché... È facile che ci sfuga qualcosa, soprattutto i fiori, quelli che ci permettono di aggrapparci a loro, no? Là c'è la lacrima.
Non mi ricordo come si sblocca, adesso vediamo. Quanto siamo di video? Datemi un secondo. 25 minuti. Allora, qua ci sono anche le pietre da trovare in giro. Statuette, vabbè, quel cazzo che sono. Se non sbaglio, una dovrebbe essere qui nei paraggi. No? Ero convinto fosse qua. Muro invisibile? Ah no. Cioè, vediamo, dovrebbe... Qua. Ecco, infatti, questo è un problema. Questo è un grosso problema. Parata perfetta, perfetto. Sì, la roba è che ci sono sti cagaminchia. Dai, vabbè, minchiata. Fermo. Preferisco parare. Ah. No. Ah. Non ho un fiore della salute, cazzo. Ci ho perso molto la mano, eh. Quello sì, devo riconoscerlo. Adesso che ci riprendo a giocare. Per sbloccare quella lacrima lì che vedete lì, devo far fuori per forza i nemici qua di merda. Fanculo. Questi... Madonna, che odio le cose volanti nei giochi, veramente. Parata perfetta, merda. Altra parata perfetta, merda. Altra parata perfetta, doppia merda. Questa... Allora si può parare perfettamente, ma... Boom. Separato. Qua lo colpite. Ma che cazzo! Oh, oh. Questa è difficilissima da parlare perfettamente. Muori. Ora l'ho giocata già meglio, con più calma. D'altronde le parate perfette servono in questo gioco, aiutano tantissimo, perché in questo caso stunna il nemico e poi posso colpire i suoi punti deboli. Allora, facciamo qua. Qui. Non so se ho mancato qualcosa, che non si capisce bene qua dalla visuale, non è proprio delle migliori. Sì, non avevo preso quelli. Dovremmo aver finito in teoria qui. Adesso vediamo. Dovrei aver fatto crescere tutto.
Adesso dobbiamo andare anche di là, eh. Però spostiamo questo già che ci sono. Che giro devo fare, scusate. Sì, buonanotte. Ok, almeno la mettiamo già a posto. Posso già andare di là, dite, la sistema, no? Non vorrei allontanarmi troppo e dopo non la posiziono, devo rifarlo. Ah, tanto devo aspettare, vero? Perché dobbiamo... Ok, posto. Questo. Allora, passiamo di qua. No, ho detto una minchiata. Devo fare il giro dal ponte. La visuale quando si usa il drago rot qua un po'. Poi a volte trema ancora, io non ho capito quale cazzo di motivo. Ecco, c'è da fare questo, vedete? Ma mi devo muovere. Vediamo se. No, lì mi serve per forza il potere. Qua abbiamo detto che ho fatto tutto. Possiamo andare avanti. Poi stare si sbloccherà mano a mano anche qua, eh. Vediamo se riesco a trovare le tre cose. Allora, una dovrebbe... Ah, è là una. Ok, una è qua e una è giù di lì. Prendiamo questa. Mentre la portano vi faccio vedere dove è l'altra. Che è qua, in teoria. Vedete lì. Dai. Bravi. Bene. Andatemi, pro di amici. Nuovo cappello rotto disponibile. Al momento penso di aver fatto tutto quello che dovevo fare qui, cioè quello che potevo fare finora. Vabbè, sì, non ho preso quello, sti cazzi. Cioè, ma l'hitbox qua è andata puttana. Ah no, aspettate, è vero, c'è anche quello. Prendiamolo subito, almeno siamo a posto. Sempre meglio fare tutto quello che è possibile fare appena si arriva nelle aree, con i poteri che abbiamo a disposizione, altrimenti dopo diventa un casino. Stare qua, come potete vedere, fa parte sempre del villaggio, vedete? Anche l'area è quello che siamo adesso. Stare qua, ragazzi, guardate, è enorme. È bellissima, come già ho detto. Però è veramente tanto dispersiva. Andiamo avanti. Non vedo l'ora di farvi vedere il nuovo potere. È una figata pazzesca, ragazzi. Troppo bello. Qua posso già andare. Un altro cappello rotto. Gatto. Bene. Mi ricordo se devo fare così o colpire. Ok.
Sai perché alcune aree erano fatte così buie? Cioè alcuni punti più che altro. Eccoci. Vedete che qua ci sono delle rocce con delle robe anche segnate. Adesso sbloccheremo un nuovo potere, ragazzi. Qua forse si può già prendere tutto quello che vedete, cioè in quest'area qua. Tre rotte, un cappello, una posta spirituale, un ciondolo. Vedete qua non me lo prende, perché è nascosto lì sotto. Serve il potere che andiamo a prendere ora. Filmatino dovrebbe partire. Bello sto personaggio che vediamo adesso. You're going to need more power to get that door moving. Guardate che maschera indossa, Energy tra has l'altro. not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Certo che la conosce. Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Together we found a way to capture the energy of the mountain shrine. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. Ragazzi, la sfera Genkidama. You can gather that energy. Vedete? Sempre nella mano dov'è la venatura? Che ho speculato appunto essere una cosa magari che spiegheranno meglio nel 2, perdonatemi, perché lì quel braccio è fasciato, per me quella venatura prosegue. E vabbè, Sfera Genkidama ovviamente è per ricordo, veramente ricorda molto la Sfera Genkidama di Dragon Ball, il nuovo potere appunto. Powering up all the old technology around here. La tua bomba potrebbe rivelarsi utile per potenziare tutta la vecchia tecnologia qui intorno. We need to repair the power mechanisms to open the passage. Take a look up there and see if you can get things working. Eccola qua, ragazzi, la bomba rot. Tieni premuto L2, quindi premi e rilascia R1 per lanciare una bomba. La bomba fa fluttuare temporaneamente determinati oggetti. E questa, ragazzi, sarà anche un oggetto utilissimo per vincere le boss fight che verranno da adesso in poi, ma anche gli scontri in generale con i nemici. Avendo la bomba dalla nostra parte, credetemi, saremo molto agevolati. E ora vi farò vedere il perché. Cioè, guardate, è palesemente. Guardate la venatura di Kena che brilla. Vedete? Che figata. Che gli brilla la venatura sulla mano destra. Molti magari non ci farebbero caso perché terrebbero la visuale così, senza muoverla, vedete? Però a me piace studiare ogni minimo particolare nei giochi. Se il gioco mi piace, cioè dai, è la sfera Genkidama, ragazzi. Comunque, lanciate, potete sparare con la freccia o eventualmente fare la pulsazione. Questo era solo da prendere a rotto. Tac. Allora, iniziamo da qua. Ecco, vi faccio vedere, ora che l'abbiamo sbloccata posso farvi vedere i potenziamenti. Allora, il danno della bomba aumenta se Kena la lancia prima che esploda da sola. Questo
In che senso, però non si capisce bene questa cosa. Vabbè. Ecco, questo è utile. Vedete, quando si attacca una bomba a un nemico, vedete, gli si spara e attacca i nemici vicini. Un po' come il potenziamento quello dell'arco, ragazzi, vedete? Questo più o meno, stessa roba. Questo è uno dei potenziamenti più importanti perché, vedete, ci permette di lanciare ben due bombe consecutivamente. Le bombe ora schizzano quando sono attaccate a un nemico, aumentando temporaneamente i danni che il nemico subisce dagli attacchi in mischia. Quindi se abbiamo questo, quando avremo sbloccato bomba splatter, più qualche potenziamento, magari qualche ciondolo che aumenta l'attacco, ragazzi, è devastante. Ma il potenziamento più potente, ragazzi, è questo qui. Guardate che meraviglia. Tieni premuto L2 R1, quindi premi quadrato per formare una bomba intrisa di rot. Una volta fatta esplodere, la bomba rotta rallenta i nemici e i proiettili vicini. Quindi capite, è letale questa cosa. Perché si può letteralmente continuare a bloccare il nemico, ad esempio un boss, colpirlo, nel mentre che è bloccato, appunto, lo colpiamo, si ricarica la barra per utili e si può continuare a spammare la bomba intrisa di rot, no? Comunque lo vedremo avanti. No, ho fatto una minchiata. No, scusate. Sono un coglione. No, intanto a me bastava arrivare qua. Avrei dovuto proseguire, però facciamo così. Tac. Non capisco. Ah, qua. Ok. Poi sono molto carini questi puzzle ambientali. Adesso sono semplici, poi diventeranno più difficili, eh. La progressione l'ho trovata veramente ben fatta del gioco. Veramente, veramente ben fatta. Allora, andiamo di qua. Che mi sembra la parte più ostica, sinceramente. Vedete qua, adesso devo lanciare subito un'altra bomba rotta lì. Ovviamente a tempo, non rimangono. Sentite sotto la musica, che scade il tempo. Allora, facciamo fuori i nemici, qua ci sono i tracker. Ah, vieni, vieni, vieni. Ah, cazzo, speravo non mi li attivasse. Boom. Bam, bam, bam. Ok. Adesso purifichiamo subito l'area. Perfetto. Oh, posta spirituale. Portare al nostro villaggio. Di qua. E qua è molto buio, cioè fin troppo buio, cazzo. Non so se è voluta come cosa. Ok che si può aumentare la luminosità, però la luminosità comunque adesso non è impostata male, cioè nel senso, se io vado su grafica. Sì, potrei dargli un'aumentata effettivamente per dire. Però dopo rischia di essere troppo luminoso in altre aree, no? Se aumento un pelino, vediamo. Già un filino meglio effettivamente, è un filino. Potrei effettivamente tenerla così. Che, ripeto, non vorrei che dopo risultasse troppo luminoso in altre aree. Infatti, posso attivarla semplicemente quando vedo che c'è un'area troppo scura all'attivo. Quanto siamo? Siamo addirittura d'arrivo. E questo fa luce però, devo dire, lo scudo, vedete?
Questo non era facile. Allora, andiamo prima di qua, a parte che è uguale. Lo sapevo che facevo sta minchiata. Lo sapevo, ci avrei scommesso le palle, veramente. Adesso per tornare su come cazzo si fa che non mi ricordo. Ah, da questa piattaforma qua, ok. Solo quella c'è da prendere, insomma. Vediamo. Bello che ci si può muovere anche con lo scudo, vedete? Lentamente, però almeno facciamo luce. Allora, adesso dobbiamo riandare di là, quindi riutilizziamo sta bomba. Non c'è nulla qua? C'era forse il robot per... Che cazzo è che c'è qua? Niente? No, non c'è la cippa. Allora, io riesco da qua, dite, a saltare lì direttamente? Sì. Perfetto. No! A sta roba però mi fa troppo incazzare, veramente. A volte sembra che la collisione del salto non vada bene. Eppure non avevo sbagliato il salto, era giusto, eh. Però a volte sembra che non vada bene, cioè il salto era giusto. Ok, adesso c'è da ricomporre questo. Bomba rotta. E bisogna ricomporre il simbolo, però non mi ricordo qual è la parte giusta. No, in alto. Ok, perfetto. Nulla di difficile. Veramente farei 3 ore di live su sto gioco, veramente talmente bello. Però purtroppo posso registrare solo 1 ora. Forse avessi avuto il canale più grande, cioè lo facevo anche in live più che volentieri. Visto che il mio canale è piccolo, è inutile che porto in live una cosa che poi magari la gente non si caga. Poi vabbè, magari non ve lo cagate neanche così, perché effettivamente questa serie è solo per abbonati. Però un giorno, chissà. This place once drew great power from the mountain shrine. Now, only look for the objects that shimmer. They'll react to your... Allora, adesso di qua. Ma vedete, sta roba mi fa troppo incazzare, veramente. Ero palesemente su, però scivola. Fa una bella luce la, lo scudo di Kane, eh. Ok, direi che si può andare anche sotto, perché non c'è nulla. Almeno ho preso tutto quello che c'era da prendere. Manca un cappello, 2 rotte e un ciondolo. Oh cazzo. Questo pezzo è un po'... Nuovi nemici, ragazzi. Molto fighi, perché questi nemici, per poter essere sconfitti, bisogna utilizzare su di loro la bomba rotta e farla esplodere. E dopo espongono il punto debole. Quindi è molto figo, cioè capite, la meccanica della bomba rotta secondo me l'hanno implementata veramente molto bene. Veramente figa sta cosa. Muoiono con un colpo solitamente, occhio. Ma ha fatto non colpo. In teoria lì mi aveva colpito, però il gioco mi ha graziato, non so per quale motivo. Questo potrebbe essere un problema con sti cagaminchia. Sapevo che volevi fare lo scatto, merda.
Cioè qua più che altro che mi dà fastidio sono sti minchioni qua che volano, no? Ma posso anche colpirlo il coso? No, posso solo... devo obbligatoriamente utilizzare la freccia, quindi. Credetemi, questi nemici qua non sottovalutateli, perché sono stronzi, eh. In mezzo a tanti nemici potrebbero darvi fastidio. Sono un coglione, però. Se non vado a distruggere la... non smetteranno mai di uscire i nemici. Ok. Ma... ok. Easy peasy lemon squeezy. Allora, qua mi sa che c'è un rotto qualcosa. Non preoccupatevi che non c'è il rischio di rimanere chiusi dentro. Anche perché poi qualora non usciate in tempo, ragazzi, allora in questo caso dobbiamo uscire, potete ritirare la bomba rotta. Secondo me si bugga il gioco se vi mettete lì dove ci sono le rocce quando si stanno per chiudersi. Sono tentato di provare per vedere cosa succede. Secondo me si bugga tutto e rimanete incastrati nella roba simile. Allora, la... tac. Che figata di gioco, ragazzi, mamma mia, è troppo bello. Ecco, sto pezzo è abbastanza rognoso. Bisogna fare dei salti belli precisi, sennò qua va tutto puttane. Ma quello bisogna metterlo così. Ah già, là, vedete? Però prima di andare lì, ragazzi, vado di qua, sono un pirla, vabbè, tanto lo rifacciamo dopo. Perché ci sono queste da prendere. Quindi rifacciamo bomba rot. Adesso è veloce fare sti pezzi. Vabbè, qua avete tempo, in altri che vedremo avanti ci sarà meno tempo per poterli fare. Ok, boom. Allora, manca solo... ah, il ciondo l'ho trovato? Manca un rot. Che ciondo l'ho trovato? Questo qui. I danni del bastone sono... ecco, ragazzi, io questo lo usavo. Forza sconsiderata per fare le boss fight no damage. È un bel amuleto, però è rischioso. I danni del bastone sono moderatamente aumentati. Quindi buono. Il danno subito però è notevolmente aumentato. Io per bilanciare un po' meglio la cosa avrei fatto il danno subito è moderatamente aumentato come i danni, no? Per recuperare un po' meglio la cosa, però vabbè, sti cazzi. Ok, adesso dobbiamo ricomporre questo. Però manca... forse il rot che mi manca qua in alto, vediamo. Sì, il rot di qua, ok, ho capito dov'è. Qua dietro. Ah, cavolo, è quello... questo qua. Le sfide quelle... sì, ma se non mi spari, porca la puttana di tua sorella. Cioè, fatelo dire, però. A volte non mi spara. Ok, perfetto. Tac. Ok. Abbiamo finito, mi sa, eh? Cioè, di prendere le robe. Vedete? Tutto fatto, ok. Vabbè, questa c'era poca roba alla fine da prendere. Allora, velocemente facciamo qua. Sono addirittura d'arrivo, ragazzi. Mi devo assolutamente muovere. Qua adesso non mi ricordo. Da che lato è che non vedo, cazzo. Vaffanculo. No, non faccio in tempo. Che culo, sì. All'ultimo. Thank you.
Ecco, adesso speriamo che non sia un filmato lungo, non mi ricordo, non vorrei rischiare dover onde evitare, ragazzi. Io quasi quasi mi fermerei qui per oggi, mancano 5 minuti, io me la rischio. Non mi ricordo quanto dura il filmato, capite? Vabbè. Me la rischio. Sperando non duri troppo. Zero, what have you done? Ah no, fortunatamente no. Ragazzi, guardate che meraviglia. Quest'area è meravigliosa. Adesso la vedrete così, appunto. E poi sarà tutta lussureggiante anche questa quando andremo avanti. Cioè, guardate che roba, guardate il cielo. Con il raggio là della torre. Vi posso dire, ragazzi, che in quella torre affronteremo la seconda boss fight del gioco ed è veramente tosta. Però bella, molto bella. Qua non utilizzate adesso la bomba rot perché non ve la prende. Lo potete fare dopo. Quest'area è stupenda, ragazzi, ma cioè, guardate. Guardate quanto è grande. Tutto qua. Tra l'altro qua ci sono 25 campi, l'area si chiama. 25 roti, 10 cappelli, 7 santuari dei fiori, una posta spirituale, due forzieri maledetti, 3 punti di meditazione e 3 ciondoli. Cioè, vedete, tutto qua, è che vederla così te non è grande, no, 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 è veramente grande. Comunque, mi fermo qua. Sono fissato con i safe, fatemelo rifare. Ok. Spero che questo video di Kena, Bridge of Spirits, vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima per continuare. Bella lì.